sostiene Pereira di averlo conosciuto in un giorno d'estate. Una magnifica giornata d'estate, soleggiata e ventilata, e Lisbona sfavillava. Pare che Pereira stesse in redazione. Non sapeva che fare. Il direttore era in ferie. Lui si trovava nell'imbarazzo di mettere su la pagina culturale, perché il Lisboa aveva ormai una pagina culturale e l'avevano affidata a lui. E lui, Pereira, rifletteva sulla morte. Quel bel giorno d'estate, con la brezza atlantica che accarezzava le cime degli alberi e il sole che splendeva, e con una città che scintillava, letteralmente scintillava sotto la sua finestra, e un azzurro mai visto, sostiene Pereira, di un nitore che quasi feriva gli occhi. Lui si mise a pensare alla morte. Perché? Questo a Pereira è impossibile dirlo. Sarà perché suo padre, quando lui era piccolo, aveva un'agenzia di pompe funebri che si chiamava Pereira la Dolorosa. Sarà perché sua moglie era morta di tisi qualche anno prima. Sarà perché lui era grasso, soffriva di cuore e aveva la pressione alta, e il medico gli aveva detto che se andava avanti così non gli restava più tanto tempo. Ma il fatto è che Pereira si mise a pensare alla morte, sostiene. E per caso, per puro caso, si mise a sfogliare una rivista. Era una rivista letteraria, che però aveva anche una sezione di filosofia. Una rivista d'avanguardia, forse. Di questo Pereira non è sicuro, ma che aveva molti collaboratori cattolici. E Pereira era cattolico, o almeno in quel momento si sentiva cattolico, un buon cattolico, ma in una cosa non riusciva a credere: nella resurrezione della carne. Nell'anima sì, certo, perché era sicuro di avere un'anima, ma tutta la sua carne, quella ciccia che circondava la sua anima, ebbene, quella no, quella non sarebbe tornata a risorgere. E poi perché? Si chiedeva Pereira. Tutto quell'ardo che lo accompagnava quotidianamente, il sudore, l'affanno a salire le scale, perché dovevano risorgere? No, non voleva più tutto questo in un'altra vita, per l'eternità, Pereira, e non voleva credere nella resurrezione della carne. Così si mise a sfogliare quella rivista con noncuranza, perché provava noia, sostiene, e trovò un articolo che diceva: da una tesi discussa il mese scorso all'Università di Lisbona, pubblichiamo una riflessione sulla morte. L'autore è Francesco Monteiro Rossi, che si è laureato in filosofia a pieni voti, e questo è solo un brano del suo saggio, perché forse in futuro egli collaborerà nuovamente con noi. Sostiene Pereira che da principio si mise a leggere distrattamente l'articolo che non aveva titolo, poi macchinalmente tornò indietro e ne ricopiò un pezzo. Perché lo fece? Questo Pereira non è in grado di dirlo. Forse perché quella rivista d'avanguardia cattolica gli dava fastidio. Forse perché quel giorno era stufo d'avanguardie e di cattolicismi, anche se lui era profondamente cattolico. O forse perché in quel momento, in quell'estate sfavillante su Lisbona, con tutta quella mole che gli pesava addosso, detestava l'idea della risurrezione della carne. Ma il fatto è che si mise a ricopiare l'articolo, forse per poter buttare la rivista nel cestino. Vestia saia rodada pra pimentar a chegada do meu amor. No mural postei as bolas, rezei nas capelas todas do meu amor.
sostiene che non lo ricopiò tutto, ne ricopiò solo alcune righe che sono le seguenti e che può documentare. Il rapporto che caratterizza in modo più profondo e generale il senso del nostro essere è quello della vita con la morte, perché la limitazione della nostra esistenza mediante la morte è decisiva per la comprensione e la valutazione della vita. Poi prese l'elenco telefonico e disse tra sé e sé: «Rossi? Che nome strano! Più di un Rossi non ci può essere sull'elenco!» Sostiene che fece un numero perché di quel numero si ricorda bene, e dall'altra parte sentì una voce che disse: «Pronto?» «Pronto», disse Pereira, «qui è in Lisboa». E la voce disse: «Sì?» «Bene», sostiene di aver detto Pereira. «Il Lisboa è un giornale di Lisbona, è nato qualche mese fa, non so se lei lo ha visto. Siamo apolitici e indipendenti, però crediamo nell'anima. Voglio dire che abbiamo tendenze cattoliche e vorrei parlare con il signor Monteiro Rossi». Pereira sostiene che dall'altra parte ci fu un momento di silenzio e poi la voce disse che Monteiro Rossi era lui e che non è che pensasse troppo all'anima. Pereira, a sua volta, mantenne qualche secondo di silenzio, perché gli pareva strano, sostiene, che una persona che aveva firmato riflessioni così profonde sulla morte non pensasse all'anima. E dunque pensò che ci fosse un equivoco e subito l'idea gli andò alla resurrezione della carne che era una sua fissa e disse che aveva letto un articolo di Monteiro Rossi sulla morte e poi disse che anche lui, Pereira, non credeva alla resurrezione della carne, se era questo che il signor Monteiro Rossi voleva dire. Insomma, Pereira si impappinò, sostiene, e questo lo irritò principalmente con se stesso, perché si era preso la briga di telefonare a uno sconosciuto e di parlargli di quelle cose delicate, anzi, così intime come l'anima e la resurrezione della carne. Vestia saia rodada pra pimentar a chegada do meu amor. No mural postei as bodas, rezei nas capelas. Pereira si pentì, sostiene, e lì per lì pensò anche di riattaccare la cornetta, ma poi, chissà perché, trovò la forza di continuare e così disse che lui si chiamava Pereira, dottor Pereira, che dirigeva la pagina culturale del Lisboa e che certo per ora il Lisboa era un giornale del pomeriggio, insomma un giornale che non poteva certo competere con gli altri giornali della capitale, ma che era sicuro che avrebbe fatto la sua strada prima o poi. Era vero che per ora il Lisboa dava spazio soprattutto alla cronaca rosa, ma insomma ora avevano deciso di pubblicare una pagina culturale che usciva il sabato e la redazione non era ancora completa e per questo aveva bisogno di personale, di un collaboratore esterno che facesse una rubrica fissa. Sostiene Pereira che il signor Monteiro Rossi farfugliò subito che sarebbe andato in redazione quel giorno stesso, disse anche che il lavoro lo interessava, che tutti i lavori lo interessavano perché, sì, aveva proprio bisogno di lavorare ora che aveva finito l'università e si doveva mantenere. Ma Pereira ebbe la precauzione di dirgli che in redazione no, per ora era meglio di no, magari si trovavano fuori in città e che era meglio darsi un appuntamento. Disse così, sostiene, perché non voleva invitare una persona sconosciuta in quella squallida stanzetta di Rua Rodrigo de Fonseca, dove ronzava un ventilatore asmatico e dove c'era sempre puzzo di fritto a causa della portiera, una megera che guardava tutti con aria sospettosa e che non faceva altro che friggere. E poi non voleva che uno sconosciuto si accorgesse che la redazione culturale del Lisboa era solo lui, Pereira, un uomo che sudava dal caldo e dal disagio in quel bugigattolo e, insomma, sostiene Pereira, gli chiese se potevano incontrarsi in città e lui, Monteiro Rossi, gli disse: «Stasera, in Praga de Allegria c'è un ballo popolare con canzoni e schitarrate. Io sono stato invitato a cantare una romanza napoletana. Sa, io sono mezzo italiano, ma il napoletano non lo conosco. Comunque il proprietario del locale mi ha riservato un tavolino all'aperto. Sul mio tavolino c'è un cartellino con scritto Monteiro Rossi. Che ne dice se ci vediamo là?» E Pereira disse di sì, sostiene,
riattaccò la cornetta, si asciugò il sudore e poi gli venne una magnifica idea di fare una breve rubrica intitolata Ricorrenze e pensò di pubblicarla subito per il prossimo sabato. E così, quasi macchinalmente, forse perché pensava all'Italia, scrisse il titolo. 2 anni fa scompariva Luigi Pirandello. E poi sotto scrisse l'occhiello. Il grande drammaturgo aveva presentato a Lisbona il suo sogno, ma forse no. Era il 25 luglio del 1938 e Lisbona scintillava nell'azzurro di una brezza atlantica, sostiene Pereira.